Io faccio l'autore televisivo e sono molto felice stasera di darvi una notizia. Facciamo tutti lo stesso mestiere. Siamo tutti autori. Lo siamo da qualche anno, dieci anni per la precisione, che grazie a quell'aggeggio che portiamo in tasca, allo smartphone, noi siamo tutti autori. Ora, cos'è l'autore? No? L'autore è colui o colei che ha un'idea che prima non esisteva, la realizza e poi la diffonde. E quest'idea può essere un, un racconto, una battuta, una foto, una ricetta di cucina, Un'equazione matematica, qualcosa che prima non esiste e poi è di tutti. Dieci anni dicevo, perché nel 2008, non so per quale motivo, ma in Italia c'è il boom di Facebook. Il social Facebook il più famoso al mondo già esisteva da qualche anno, ma nel 2008 esplode. Ci scriviamo tutti in massa, me compreso. Io ho avuto da poco la prima figlia, quindi tra, in quel momento aureo splendido che va tra una pappa e un pianto. Cioè un'oretta, no? Di solito di pace. Io prendo, accendo il computer e mi iscrivo a Facebook. E Facebook fa una cosa strana: introduce una cosa strana in quel mondo che è internet e il web. Una cosa che in qualche modo non era mai avvenuta, soprattutto per socializzare. Ti chiede nome e cognome, una foto, magari il numero di telefono, una carta d'identità per dimostrare che sei quello lì. Cioè, chiede la verità. Cioè, noi in fondo eravamo abituati a internet come una prateria che invitava la fantasia. Se vi ricordate, raramente quando le prime mail a cui ci siamo iscritti abbiamo dato il nostro nome e cognome, se non per motivi di lavoro, cioè ci siamo inventati peggio nomi. Io mi chiamavo Castorino 73, perché mi piaceva il Castoro e sono del 73, poi c'era Farfallina 92, c'erano cioè i nomi più assurdi. Di solito era l'animale preferito e l'anno di nascita, perché internet, ma anche nella mente di chi l'ha pensato, doveva essere qualcosa che liberasse dalle diversità, dalle gerarchie dai confini, doveva essere il regno della fantasia, doveva essere l'altra realtà, la realtà virtuale, rimandava all'idea no, del carnevale, del mascheramento, dove il paradosso del mascheramento è che se indosso la maschera posso essere finalmente me stesso. Questa splendida foto sono io, ho otto anni, sono un pagliaccio, lo sono tuttora, ma allora potendomi mascherare da pagliaccio ero finalmente me stesso. Le mie figlie quando si mascherano da regine sono veramente delle regine. Più delle regine vere, sono proprio delle regine, e trattano tutti da schiavi. Invece arriva Facebook e dice: No, adesso scusa, tu mi dai il nome, il cognome e una tua foto. Manca la questura, fanno così. E uno dice: 'Ma non ho capito, Quindi il gioco è finito, il carnevale non c'è più.' Tant'è che se vi ricordate, i primi momenti con Facebook sono stati. eravamo un po' inebetiti. No, di fronte a questa nuova cosa. Perché se devo portare me stesso, un conto è che mi posso mascherare, posso avere la possibilità di farlo, ma l'idea che io debba parlare di me. Tant'è che abbiamo portato l'unica cosa che avevamo di noi, cioè il nostro passato. E allora ciurme di ex di scuola che ci vengano a trovare, anche se erano anni che forse per qualche motivo non l'avevamo più contattati. Ritroviamo l'ex bono del liceo che invece era diventato orribile, l'ex bruttina che invece era diventata bellissima, aveva messo su famiglia a Berlino. E soprattutto cominciamo a fare una serie di post in punta di piedi, no? in qualche modo con, una, con un garbo che oggi sarebbe impensabile, ma che era dato soprattutto da non sapere bene che fare. Noi capivamo che Facebook era uno spettacolo potenziale, no? Lo schermo come palco, noi come attori, basta scriviamo qualcosa, una platea potenzialmente di miliardi di persone, e i like come applausi. Però mancava l'innesco, qualcosa. E i primi post erano abbastanza imbarazzanti. C'è qualcuno? Eh, sì, cioè, cioè, siamo anche tanti. Penso che mi farò una bella doccia. Ottimo. C'era addirittura un amico che mandava un solo, un solo post al giorno alle 8 del mattino. Buongiorno. Questa è del 12 luglio, 13 luglio, 14 luglio. Così per settimane. Cioè alla fine diventava quasi una performance artistica. Solo buongiorno diceva. Allora. Dopo aver viaggiato lungo questo, questa indagine sul mio passato e sul passato di chi già conoscevo, io sono abbastanza annoiato, ho detto vabbè esco da Facebook e, e mi metto a cullare la bambina e fare qualcosa di più importante. Poi ho pensato a questa cosa qua, ho detto però se fino a qualche momento prima che arrivasse questa, questa cosa qua noi ci divertivamo perché c'era l'idea del, del carnevale, della maschera, perché non provare a innestarla dentro Facebook? Perché non provare a fare un atto appunto un po' creativo? Perché non provare a sabotarlo, questo che mi chiede il nome e cognome? E allora decido di indossare una maschera, la maschera di uno scrittore contemporaneo vivente, italiano, bravissimo, molto popolare perché l'abbiamo visto anche in tv, l'abbiamo visto nei teatri, negli auditorium, colto ma anche carismatico, anche, anche, anche piacevole fisicamente, ovviamente me lo scelgo bene. Alessandro Baricco. Indosso la maschera, mi riscrivo a Facebook con la faccia di Alessandro Baricco, col nome e il cognome di Alessandro Baricco. Era il 2008, dieci anni fa, un'epoca sul digitale come se fosse un secolo nella vita reale. No? Oggi noi siamo smaliziati, insomma in qualche modo io sono amico di Napoleone. E... Trovi addirittura Dio. Tra i miei contatti c'è il cannone del Gianicolo, che è come il cannone del Colle Romano, che ogni giorno a mezzogiorno spara il boom. C'è tutto. Però allora nel 2008 eravamo un po', guardate, per fare un esempio che sembrerà un po' paradossale, lo è, però un po' il pubblico francese di fine 800 quando per la prima volta assiste alla sequenza dei fratelli Lumière, quelli che inventano il cinema, ma non sapevano, non sapevano cosa fosse il cinema, ancora quel pubblico lì, in quella sala francese, e assistono all'immagine, alla sequenza di un treno che arriva in stazione, in quadratura fissa, la gente cominciò a scappare, a gridare, uscì dalla sala perché aveva paura che quella locomotiva li investisse. Ok, fatele tutte le proporzioni, eravamo ingenui, non così però prendiamo Alessandro Baricco per vero. Oggi non solo non ce ne fregherebbe niente, insomma forse sentiamo pure l'abuso, perché bastiamo noi, siamo diventati finalmente noi stessi, abbiamo indossato la maschera nostra, non abbiamo bisogno di altre maschere. Ma allora invece Alessandro Baricco fu, fu la novità, fu la battuta che diede l'avvio a quello spettacolo che attendevamo. Insomma, in poche ore la bacheca mia, cioè di Alessandro Baricco, fu invasa da migliaia di richieste d'amicizia. Molti erano fan, molti erano critici, soprattutto curiosi, che si aggrapparono a quella bacheca e costruirono una comunità, a prescindere da Baricco, cioè Baricco era diventato un pretesto. E voi non potete capire la giostra, la fantasia, la leggerezza con cui in quei giorni la gente si dava appuntamento sotto quella bacheca solo per inventare, solo per condividere soprattutto invenzioni linguistiche, perché pur sempre erano la bacheca di uno scrittore. Io mi limitavo, io baricco, mi limitavo a scrivere dei post molto banali, no? io scrivevo Alessandro è torinese. Alessandro è uno scrittore, insomma, cose che c'è da ragionarci molto intorno. Ma sotto partivano fiumi di parole, fiumi di scambi, ricordo commenti fatti in rima, cioè quello che commentava cercava la rima, quello commento che precedeva. Oppure invenzioni linguistiche prese dal lessico delle opere, delle opere liriche, perché molti sapevano che Baricco era ghiotto di opere liriche ed esperto. Ovviamente non mancarono gli scettici, no? Cioè la domanda che mi fece Michele... Ma sei veramente Alessandro Baricco? E io risposi, e tu sei veramente Michele? E lui dice, è eh, certo che sono Michele, e io certo che sono Alessandro Baricco, ma puoi dimostrare di essere... Cioè questo dialogo surreale, folle, poteva andare avanti ore, no? Ma stava a dimostrando sempre una cosa, che non c'era proprio più bisogno di dirsi chi eravamo. Baricco no, succedeva qualcosa, a prescindere da lui, era esplosa la creatività, erano esplosi autori, uscivano dappertutto. Cioè, io, che ero autore, diciamo così, di professione, me li vedevo e zompavano da ogni parte. Uscivano, uscivano invenzioni capaci di battute fulminanti, capaci di giochi linguistici che non erano assolutamente presumibili fino a due minuti prima. Una vera e propria rivoluzione in atto, se ci pensate. Fantastica, no? Era tornato il teatro. È un teatro che poteva spalmarsi ovunque in quei gangli. Quando finì <coughs> questo esperimento, diciamo, durò una settimana, ma non è che l'ho deciso io, alla fine. Fini quando a un certo punto sulla bacheca di Alessandro Baricco comparve lui, Umberto Eco, con un commento. Sono Umberto Eco come tutti, citando un altro scrittore, Walter Siti. Ora la domanda è, era veramente il semiologo piemontese, il grande intellettuale della scuola di Bologna? Non era più importante saperlo. Umberto Eco fu preso come quando si prende qualcuno durante un ballo e lo si trascina dentro e balliamo. Umberto Eco era diventato uno dei tanti amici della bacheca di Alessandro Baricco. Poteva essere un altro folle come me che si era messo una maschera, o era veramente Eco, poco importava. Quello che restò in quei giorni, non fu solo, a mio vedere, qualcosa che si depositava nella memoria di quelle ore. Quello che era esploso in quella bacheca era qualcosa che negli anni a venire, l'anno 2008, sono passati dieci anni, quelle miliardi di invenzioni autorali che voi, scrivendo ogni giorno, fotografando, immaginando, producete, hanno modificato, trasformato, plasmato ogni contenuto che noi andiamo poi a godere come spettatori. Entrano nelle sale degli autori, nella testa degli sceneggiatori nella capoccia dei, dei poeti, dei, 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 dei fotografi, tutto ciò che voi scrivete, depositate su quella cosetta lì, muove qualcos'altro, in una lunga catena che cambia l'immaginario di tutti. È il grande corpo di una cosa che potremmo definire autore collettivo. Battute come queste, ne escono non so quante al minuto, ma voi ci pensate, a è caduto, prima c'erano gli autori che erano eletti a scrivere le battute. Adesso c'hanno uno smartphone, che uno si dovrebbe preoccupare nel mio ruolo, però invece a me piace come cosa. E per tornare in un aneddoto professionale, poche settimane fa, con dei colleghi dovevamo scrivere una scena che riguardasse uh, i genitori, delle madri e dei padri. Dovevamo raccontare madri e padri. Allora in un'altra epoca uno avrebbe aperto un manuale di genitorialità, un saggio di pedagogia, e avrebbe studiato. Allora a un certo punto un collega tira fuori lo smartphone e dice guarda che è tutto qua dentro, in un social, perché è una sorta di social, ma è un social, forse è il più mefistofelico, il più diabolico social che è stato inventato, un generatore automatico di nevrosi, che è la chat dei genitori. Questa chat dei genitori, che è quella cosa per cui tu puoi passare una settimana a discutere ore intorno al regalo da fare a Filippo, Oppure quella cosa per cui il padre di Sara scrive se facessimo fare, Eccolo. se i nostri bambini facessimo fare un corso di scacchi, solo che il padre di Sara lo scrive all'una e sette di notte. È una roba folle, chi di voi è padre o madre sa di cosa sto parlando, è una cosa che ci può perdere la vita, oltre che le sinapsi. Però lì dentro è il diario che noi compiliamo quotidianamente, volendo o non volendo, raccontando le nostre ansie, le nostre ambizioni e soprattutto cosa siamo noi come padri e madri. Allora, noi facendoci largo tra i cuoricini e i regali di Filippo, siamo riusciti a tirare giù quello che io considero il perfetto profilo della madre e del padre contemporaneo. E l'avete scritto voi, l'abbiamo scritto noi in quella cosa lì, pensando di fare altro, in realtà abbiamo solo raccontato noi stessi. Ecco, a me piacerebbe che stasera non solo ci lasciassimo con quest'idea che sembra un po' balzana, ma io ci credo che siamo tutti autori, ma ci lasciassimo con una cosa in più, cioè col fatto che a completare questa dimensione autorale sia la consapevolezza di essere autori e la consapevolezza di essere autori per gli altri. Cioè che quando voi vedete una cosa bella la fotografate... Spesso è un tramonto, ma comunque, un gattino, ma comunque è una cosa bella. La inquadrate, la impaginate, la filtrate, la commentate, la condividete. Voi lo fate per gli altri, perché ciò che vi ha commosso pensate che possa commuovere gli altri. Se una cosa vi fa ridere, voi la mettete in forma, in forma di battuta, e la condividete perché pensate che gli altri ridano, e spesso ridono. Se qualcosa vi indigna, voi la pubblicate in modo che anche gli altri si indignino e siano spinti a discutere, magari a convincervi del contrario. Essere autori è essere consapevoli di essere autori per gli altri. E vorrei lasciarvi con alcune righe di un testo di un libro uscito da poco, che recita così. Nei prossimi cento anni, mentre l'intelligenza artificiale ci porterà più lontani da noi, non ci sarà merce più preziosa di tutto ciò che farà sentire umani gli uomini. Per quanto possa oggi sembrare assurdo, il bisogno più diffuso sarà quello di salvare un'identità della specie. A quel punto raccoglieremo quello che avremo seminato in questi anni. E attenzione, la consapevolezza di essere autori non è solo avere e ritrovare un rapporto, se vogliamo, più sano, responsabile con i social, ma un rapporto diverso col mondo, perché è lì che noi buttiamo il nostro sguardo per raccogliere le cose che poi andremo a raccontare. Questo testo qua è di un libro uscito da poco di Alessandro Baricco. O forse è mio, o forse è vostro. Grazie.